La sanità di oggi e di domani, questo è il claim del Forum Risk Management di Arezzo, ben ritrovati, ma qui in fiera c'è anche il secondo congresso SIEMS per la medicina di emergenza, l'occasione per guardare anche nello specchietto retrovisore, perché salute vuol dire non dimenticare l'emergenza Covid-19 e noi abbiamo intercettato due degli opinion leader più importanti sul tema. Sicuramente c'è una naturale propensione a cercare di dimenticare ciò che è stato e forse anche di non ricordare quelli che sono stati i momenti più tristi, che sono stati vissuti in realtà in modo diverso anche nella nostra Italia rispetto alla mia Lombardia, rispetto ad altre regioni. Però effettivamente c'è una eccessiva tendenza a una normalizzazione. È naturale, ribadisco, ma siamo in una fase difficile di transizione tra quella che è stata la pandemia vera e propria e quella che potremmo considerare un'endemia, ma dire endemia non vuol dire aver lasciato tutto alle spalle. Il Covid non è finito, rimane da noi piuttosto altamente endemico, nel senso purtroppo non abbiamo i dati di tutti i giorni, ma alla fine della settimana contiamo decine di migliaia di casi e centinaia di morti. Di questo passo ne avremo tra i 30.000 e i 40.000 all'anno, che sono, diciamo, una strage silenziosa. È un po' tutta la civiltà occidentale che si è stancata del Covid e cerca di rimuoverlo. Però il compito dei governi non è quello di rimuovere, è quello di cercare soluzioni. E in questo momento soltanto alcuni governi lo stanno facendo, il governo giapponese lo sta facendo. Se noi ci trovassimo in Giappone in questo momento avremmo tutte le mascherine, oltre che saremmo tutti vaccinati, cioè nel senso che la quarta dose lì ha avuto delle coperture enormi. Il nostro paese purtroppo sulle quarte dosi è l'ultimo in questo momento, cioè non c'è un'attenzione, così come vedete l'uso delle mascherine ormai è completamente dimenticato. Sono errori che sono in qualche modo comprensibili nei confronti della psicologia di massa, ma che sono sbagliati nei confronti del virus. Ora siamo appunto in una fase difficile perché non c'è più la stringenza dell'obbligo delle mascherine, ma perché non usarle in alcune situazioni? Per esempio, come facevano anche i turisti orientali, indossarle nel momento in cui si ha una manifestazione respiratoria, che non è solo Covid, perché quest'anno stiamo vedendo e stiamo assistendo a una risalita dei casi Covid, ma anche della classica influenza, che non è banale, perché a volte per ridurre l'impatto del Covid si dice è solo un'influenza, ma anche l'influenza fa i suoi morti.